sono particolarmente contento di avere con noi la dottoressa Elena Percivalli, nota medievista, autrice, scrittrice, giornalista, ne fa più di Bertol, ne fa più lei da sola che noi tutti insieme, quindi è veramente un grande piacere, anche perché abbiamo presentato praticamente tutti i libri che Elena ha pubblicato e questo ci incuriosiva parecchio, no? Perché è un tema, come dire, molto intrigante, molto interessante, poco conosciuto, di un fenomeno che si sviluppa principalmente in epoca medievale, anche se poi, come ci dirà Elena, ci sono ancora oggi, ancora nel Novecento, figure di antipapi che nessuno sa nemmeno che siano mai esistiti. Quindi un discorso che sicuramente non è contro storia della Chiesa, come, scusa ma dovevo dirlo, come la Newton Compton ha voluto sottotitolare con la fascetta, ma che invece è storia della Chiesa, perché gli antipapi medievali sono anche nel dizionario dei papi, sono nella storia dei papi, sono delle figure storiche ben precise e hanno svolto ruoli importanti, in certi momenti sono stati addirittura determinanti per le vicende politiche, militari dell'Italia, nel conflitto tra imperatore e comuni, nella lotta per le investiture e quant'altro. Quindi è un argomento denso, talmente ricco, che io non voglio rubare altro tempo a Elena Percivalli, ma sono contento di presentarvela e di farvela ascoltare. Grazie a Elena e grazie a voi che siete venuti nonostante la pioggia. Grazie. Sono io ovviamente che ti ringrazio, Maurizio, ringrazio l'Associazione Italia Medievale, oramai siamo amici da parecchi anni e è per me quindi particolarmente un onore essere qui oggi, anche perché Jacabook, insomma, per chi si occupa di Medioevo, è una casa editrice importantissima, un po' come la Terza, no? Ecco, sono dei fari dell'ambito della storia e della, non solo, dell'iconografia, della storia dell'arte, della filosofia, della teologia, a livello di studi, quindi in generale medievistici, quindi essere qui oggi devo dire è suggestivo anche da questo punto di vista, quindi ringrazio anche ovviamente la casa editrice per l'ospitalità. Con Italia Medievale oramai c'è un rapporto di collaborazione, direi, che va oltre la semplice presentazione ogni tanto del libro. Devo dire grazie perché in effetti abbiamo presentato quasi tutti gli argomenti di medievistica o comunque affini, come Costantino anche qualche anno fa, che era leggermente prima, però l'argomento era comunque imprescindibile per tutto quello che avrebbe avuto come cascame successivamente, no? Ecco, sono rimasti fuori solo i libri sui Celti, ma qui siamo un pochino fuori, diciamo, dall'ambito appunto strettamente medievistico, per quanto in Irlanda, come sappiamo, e ne abbiamo parlato la volta di San Brandano, le cose sono un po' diverse, no? Quindi appunto ringrazio davvero e colgo l'occasione anche per dire che con Italia Medievale ho avuto modo di fare anche delle manifestazioni con il loro patrocinio culturale, che è sempre un piacere poter veicolare quindi anche il marchio e il logo di Italia Medievale come una delle associazioni che evidentemente sono più attive e più prestigiose, anche ormai si può dire benissimo, a livello nazionale per quanto riguarda la divulgazione della storia medievale. Quindi, dove è possibile, come sai, la collaborazione è sempre gradita e anzi, come dire, sollecitata. Detto questo, io oggi sono qui a parlare appunto di questo testo, che è l'ultimo libro che ho scritto, si chiama Gli Antipapi, Storie e Segreti, e quando mi è stato proposto mi ha fatto un po' sobbalzare, perché un po' perché già sapevo che volevano andare a parare su questo discorso qui un pochino del misteriosofico, comunque dell'esoterismo, no? Cioè l'idea che ci sia una grande trama sotterranea in cui questi oppositori del papato in qualche modo cercassero di tramare nell'ombra, no? Come gli illuminati, come queste cose alla Dan Brown, per rovesciare l'istituzione papale, quindi in qualche modo fosse tutto nell'ombra. In realtà niente di tutto questo. Per chi conosce la storia della Chiesa, e in particolare quella medievale, è evidente, come dire, adamantino
che esiste un potere importante che è quello del papato ed esiste non un contropotere ma un potere altrettanto importante che è quello di chi ha questo papa, al papa che in quel momento rappresentava Cristo sul soglio di Pietro si opponeva, ma non tanto per motivi o non solo, a volte sì, a volte no, di tipo dottrinale, ma anche per motivi soprattutto di tipo politico ed erano casini, come possiamo dire, lotte, anche guerre, anche fatti sanguinosi, perché poi ce ne sono di tutti i colori, che veramente si fondano sulla... su una lotta che però tutto sommato è alla luce del sole, ne parlano le fonti, non c'è niente di occulto, di occultista, di strano. Rientrava in quelli che erano gli equilibri anche del tempo, nella mentalità del tempo. Oggi il papato noi lo vediamo come un qualcosa di sì, c'è, però tutto sommato non fa più parte della nostra vita quanto invece faceva parte la Chiesa in tutte le sue manifestazioni all'interno della vita dell'uomo medievale, anche nel suo immaginario, nella sua psicologia. Anche inconsciamente, no? Ecco, era un punto di riferimento importante. Quindi chiaramente c'era anche tutto un rapporto, una rete di rapporti che si creavano a livello politico, a livello di chiesa e via dicendo, che potevano, a noi oggi possono sembrare fuori dal mondo, ma loro erano palpabili e vivi e venivano toccati con mano quasi quotidianamente. Quindi chiaramente era un interesse, un potere anche quello, non un contropotere, un potere vero e proprio. Gli antipapi quindi chi sono prima di tutto? Chiaramente noi il termine già lo dice di per sé, sono degli oppositori al Papa che è canonicamente eletto. Voi sapete bene che anche la storia del papato, che è lunghissima, 2000 anni di storia più o meno, non è sempre stata così come la intendiamo noi oggi. Le elezioni del Papa, anche il ruolo del Papa è stato diverso e più o meno importante a seconda delle epoche, e anche il processo di creazione del Papa, quindi la sua elezione e anche il suo simbolo come entità per se stesso e il rapporto alla realtà circostante rispetto anche al suo peso politico, non è sempre stato uguale in tutto il corso della storia. Per dirla tutta, noi possiamo parlare di papi propriamente eletti e con una importanza da papa, quindi come lo riconosciamo noi oggi, soltanto tardi, a partire dal VI-VII secolo, non prima. Prima c'era questa figura del Vescovo di Roma, che era una figura tutto sommato abbastanza evanescente anche dalle fonti. Una figura che era un vescovo tra i tanti, era uno che cercava magari di riuscire a imporsi sugli altri, secondo anche tutto un processo che ho ricostruito, quindi anche nel testo, basandosi su ovviamente il primo assioma, diciamo, la prima base su cui si basa questo discorso è la famosa frase di Cristo, no? Che diede a Pietro la chiave e soprattutto la... missione, no? Di fondare la Chiesa. Tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia Chiesa, no? Ecco, quindi partendo da questa base si è sviluppato poi tutto un discorso che però ci ha messo parecchi secoli per riuscire a delinearsi. Un antipapa ci deve essere un papa, e se non c'è un papa non c'è neanche tutto sommato un antipapa. Questo può sembrare banale, però è vero, no? Quindi diciamo che i primi però oppositori a questo vescovo di Roma, che ancora sta pian piano e faticosamente cercando di ritagliarsi uno spazio nello scenario politico, culturale e religioso del tempo, li abbiamo già subito, a partire più o meno dal III secolo, e sono tutta una serie di antipapi che hanno una valenza di tipo più che altro, potremmo dire, dottrinale, nel senso che sapete che quello erano periodi anche in cui lo stesso cristianesimo a livello dogmatico si stava sistemando, stava iniziando a darsi delle regole, no? Quindi vari concili che decidevano le basi dell'ortodossia e viceversa stabilivano quello che era eretico, quindi deviava dalla giusta ortodossa, no? Cioè dalla giusta retta via e dalla corretta interpretazione teologica dei dogmi. Quindi nel III secolo abbiamo ancora in questa fase nebulosa di elaborazione culturale, di dibattito, di appunto lotte, di persecuzioni, abbiamo anche dei primi oppositori appunto al papato stesso, che si oppongono più che altro dal punto di vista di motivazioni tipo dottrinale, cioè aderivano a una o all'altra di queste virgolette eresie rispetto appunto
alla dottrina imperante. E questo va avanti, questa galassia un po' nebulosa di figure va avanti fino, appunto, come dicevo, VI, VII secolo, quando qui veramente iniziamo a parlare di papi, perché in questo periodo e non prima, perché era successa una cosa importante nel mentre, cioè sapete, nel 476 c'è il crollo ufficiale dell'impero d'Occidente, con quindi praticamente il trasferimento delle insegne imperiali a Costantinopoli, che quindi rimane di fatto l'unica capitale, e l'Occidente viene lasciato di fatto in preda ai barbari, quindi subisce tutta una serie di invasioni. Chiaramente mancando anche la figura dell'imperatore, che già da tempo tra l'altro si era già trasferito a Costantinopoli, a Roma ci veniva pochissimo, si crea quindi una vacatio di potere, veramente un vuoto cosmico, si potrebbe quasi dire. E questo vuoto di coordinamento tra appunto popolazioni che imperversano sul territorio, guerre e problematiche varie, viene pian piano a essere colmato proprio dal Papa, il quale Papa incomincia pian piano ad erodere, proprio partendo da Roma, questi poteri, a farsi coordinatore e a porsi, anche se noi leggiamo la biografia di certi papi, non di antipapi in questo caso, dell'epoca, a contraltare dei barbari, quindi a cercare di fermare i barbari, no? Ci sono figure come Leone Magno, per dire, no? Che avrebbe fermato, mi pare, se Attila, no? Secondo la famosa leggenda, poi chissà se è vero, però per dire, sono figure che rimangono quindi nella storia come praticamente gli unici punti di riferimento in quasi nel nulla, no? Globale. Ecco, nonostante questo esistono però anche degli antipapi che vengono appunto eletti, anche questi vengono scelti da certi gruppi di opposizione, sempre in questa fase ancora per equilibri di tipo politico, a opporsi appunto ai papi canonicamente eletti. Dico canonicamente eletti, ma anche su qui, su questo discorso, io adesso butto qui dei filoni di discorsi che poi continuano appunto in tutto il libro, no? Perché parto dall'inizio e arrivo praticamente fino alla fine. L'altro grande problema, oltre all'affermarsi del papato e quindi di questo contropapato, nel senso di antipapi che si oppongono, c'è anche il problema della procedura, del come, insomma, il papa veniva eletto. Noi oggi siamo abituati che esiste un cerimoniale ben preciso che incomincia, viene scandito in maniera metodica, molto chiaro, molto simbolico, ed che è stato consolidato, ma neanche da tantissimo tempo, così come noi lo vediamo. In realtà all'inizio il papa veniva eletto in maniera che sarà cambiata, non so, tipo, ho fatto una statistica, almeno 4-5 volte in un secolo si cambiava, cioè non in un secolo, in un periodo, macro capitolo che ho toccato, che era per secoli, per periodi storici, cambiava la maniera di eleggere. Prima c'era un tipo di maggioranza, poi un'altra. Prima votavano i vescovi, votavano soltanto, c'era una presenza anche della plebe romana, poi dopo la plebe romana viene messa fuori e rimangono soltanto i vescovi e i cardinali, poi di questi soltanto alcuni e non altri, poi ci vuole una maggioranza, cioè continua, questo per darvi l'idea della confusione enorme che c'è proprio non soltanto fuori ma addirittura dentro sulle procedure. Quindi alla fine della fiera di fatto veniva scelto un personaggio che veniva intronizzato, e in questo caso molto spesso succedeva che quindi, data la confusione o dati interessi politici diversi e magari proprio opposti l'uno con l'altro, ci fosse qualcuno, di solito famiglie romane, quindi siamo già nel IX secolo, VIII, IX secolo, periodo dei cosiddetti secoli bui del papato, in cui ci sono queste famiglie romane, i Crescenzi, i Conti di Tuscolo, che praticamente decidono a loro piacimento non solo chi è il papa, ma anche chi eventualmente, se non era di suo gradimento, doveva essere opposto adesso. E qui vediamo scontri anche violentissimi, con morti, papi che vengono imprigionati, che vengono mutilati, che vengono torturati, insomma succede un po' di tutto, e anche gli antipapi ovviamente, nel momento in cui prevale di nuovo la fazione, una fazione rispetto all'altra, e quindi veramente una confusione incredibile. Una parola che voglio dire ancora sulle fonti è che le fonti, stranamente, su tutto questo sono molto abbondanti, solo che sono praticamente inaccessibili, nel senso che la maggior parte di queste fonti sono edite nei monumenti a Germania Storica, che chi ha una dimestichezza con la ricerca medievistica sa che sono dei volumoni alti così da terra, molto grossi, che si trovano di solito, almeno
all'università, quando andavo a consultarli, erano nella sottocrociera alla statale. Comunque occupano praticamente uno scaffale intero come questo, e sono testi che hanno un'edizione critica, quindi con il testo in latino e il commento generalmente in tedesco. Quindi capite che già questo è un problema per tanti punti di vista. Stiamo parlando di fonti importanti, ma di fonti anche minori, di fonti anche minime. Una cosa che però contraddistingue, diciamo, questi antipapi dell'ultima fase, diciamo oramai direi quasi tardo medievali, se non forse addirittura neanche più medievali, perché siamo nel 400, è che mentre prima tutti gli antipapi precedenti erano stati eletti o da personaggi che erano in qualche modo interessati ad entrare nel dibattito o nell'alterco con il papato per motivi tipo politico, leggi, imperatore, laici, prima ancora le famiglie romane, oppure prima ancora per motivi tipo dottrinale, come abbiamo detto. In questo caso invece il grande scisma è una qualcosa di interno alla Chiesa, cioè non c'è più un antipapa che viene eletto dall'imperatore, ma addirittura si spacca il concilio stesso in varie fazioni, e queste varie fazioni sono l'una contro l'altra ed eleggono papi diversi. Quindi dal punto di vista canonico la situazione stavolta è molto più intricata, perché se prima esisteva comunque un papa canonicamente eletto ed un altro che veniva eletto da un elemento esterno come antipapa, ma quindi non era papa a tutti gli effetti, per quanto lui potesse credere di esserlo, in questo caso abbiamo un concilio che si spacca in varie fazioni, e quindi tutti i papi, sia l'uno che l'altro, sono di fatto, dal punto di vista della procedura canonica, eletti. E quindi chi di questi due all'inizio, poi addirittura tre, ha ragione? Questo è il grande dilemma che ho cercato di spiegare anche nel capitolo relativo, che è stato molto impegnativo, tra l'altro per via della quantità torrenziale di fonti che abbiamo su quel specifico periodo. Più ovviamente andiamo avanti nel tempo, ci avviciniamo quindi ai giorni nostri, e più ovviamente anche le fonti aumentano, quindi la problematicità di riuscire a recuperare tutte queste fonti, leggersele, interpretarle, capirle e cercare anche di estrarre, diciamo, il succo del discorso, è stato veramente da questo punto di vista massacrante. E che vi divertiate quanto io tutto sommato mi sono divertita a scriverlo. Non in tutte le parti è divertente allo stesso modo, secondo me, ma ci sono delle parti che troverete molto godibili e delle figure che sicuramente ricorderete, si staglieranno un pochino nella vostra memoria. Vi dico soltanto uno, non vi dico chi è, lo scoprirete leggendo, che fu soprannominato il Boia di Cesena, perché mentre era legato pontificio diede ordine praticamente di sterminare la città interamente. Qui siamo nel periodo dei grandi condottieri di Ventura, e lui chiamò Giovanni Aputo e soci a fare strame, insomma, di questi poveracci, ed è un momento questo molto buio della storia. E poi c'è, invece siamo nel periodo del grande scisma, Benedetto XIII, detto anche il Cardinal Luna, che è stato poi anche protagonista di opere letterarie, perché insomma ha ispirato per la sua figura artisti, letterati e poeti e romanzieri, che irriducibile a oltre 90 anni, ancora nonostante fosse rimasto da solo con tutti contro, anche l'ultimo Alfonso d'Aragona, il suo mentore, l'aveva lasciato, praticamente si può dire che morì con le armi in pugno, no? Ecco, non volle assolutamente lasciare, ed era durante la sua vita, tra l'altro anche come antipapa fece delle azioni anche, ma non voglio dirvi troppo perché sennò se vi racconto le cose non è più divertente da leggere. Comunque ne fece di tutti i colori. Alla fine, prima di morire, quando sentiva già l'alito della morte sul collo, nominò il suo successore, e l'antipapa, non contento, erano rimasti solo in quattro, non fu accettato dagli altri tre, che ne elessero un altro, quindi una spaccatura nella spaccatura della spaccatura, quindi, e così andò avanti in un epilogo quasi farsesco, no? Per dire come, al di là comunque dell'aneddotica, è una bella storia, ecco, che spero che possiate gradire, cercando appunto di leggerla per quello che è, insomma, un modo per capire qualcosa di più magari anche dell'istituzione del papato, in un modo direi inedito, visto che di solito la si racconta sempre da un lato. Io ho cercato di farlo stavolta dall'altro e spero di esserci riuscita, perciò niente, vi ringrazio.